Francesco Vecchi, prima puntata mattino 5, non ho dormito. Mattino 5, Francesco Vecchi svela di non aver dormito per l'emozione. Si sono accesi stamani i riflettori della nuova edizione di Mattino 5 firmata, come la precedente, Federica Panicucci e Francesco Vecchi, e a pochi minuti all'inizio della diretta, dopo aver ricevuto entrambi un mazzo di fiori dalla squadra che lavora per la trasmissione, i due padroni di casa hanno rotto il ghiaccio salutando i telespettatori che anche quest'anno hanno deciso di trascorrere le loro mattine in compagnia del rotocalco quotidiano di Canale 5 targato Videonews. Federica Panicucci si è detta molto felice di essere di nuovo alla conduzione, precisando: "Questa è la mia nona edizione. Mi sento a casa". Mentre Francesco Vecchi ha svelato di non essere riuscito a dormire la notte scorsa a causa dell'emozione. La puntata si è aperta ovviamente con gli ultimi fatti che hanno scosso l'Italia, ossia la terribile alluvione che a Livorno ha causato delle vittime e alcuni dispersi. Con collegamenti dal posto, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno raccontato cosa sta accadendo in queste ore, prima di aprire una finestra anche sulla Florida, dove a causa dell'uragano Irma vi sono milioni di sfollati. Francesco Vecchi è emozionato per la sua seconda edizione di Mattino 5. Una riconferma più che meritata quella di Francesco Vecchi a Mattino 5, visto il successo ottenuto dal programma in termini di ascolti della passata edizione, e, si sa, squadra che vince non si cambia. Il giornalista, lo ricordiamo, è arrivato al timone della trasmissione mattutina del Biscione per sostituire Federico Novella, tornato al TG4 dopo aver affiancato per alcune edizioni la collega Federica Panicucci. Anche quest'anno il programma va in onda dallo studio 11 di Cologno Monzese Milano, la cui squadra è stata ringraziata proprio in apertura di trasmissione dalla Panicucci. Quest'anno Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno una nuova rivale con Mattino 5, ossia Benedetta Rinaldi, nuova conduttrice di Uno Mattina su Rai 1, in arrivo direttamente da una lunga estate alla guida della Vita in diretta, che le ha dato molta popolarità. La Rinaldi conduce Uno Mattina accanto a Franco Di Mare, ormai al timone del programma da molti anni. Immutato il resto della mattinata di Canale 5, dopo la fine di Mattino 5, dopo le 1100, gli spettatori potranno ritrovare i casi giudiziari di Forum, debuttato ieri pomeriggio con una lunga puntata andata in onda fino al preserale, con la conduzione di Barbara Palombelli. Vedremo, dunque, se la stagione di Mattino 5 appena iniziata sarà promettente come Federica Panicucci si è augurata all'inizio della puntata.